Buonasera ragazzi, ben ritrovati sui canali di FIT, Formula Italian Team, in particolare sul canale YouTube dove stasera trasmetteremo il settimo appuntamento del campionato di Project Cars 2, il campionato DTM 1992. Questa sera con me Adriano Kuntra, con me Nick, ho Marcolino. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera, Ciao Marcolino e abbiamo anche Samp. buonasera a tutti. Ciao Samp, ecco, come avrete ben notato ragazzi, ovviamente è inutile nasconderci, siamo tre piloti di questo campionato. Abbiamo avuto l'idea di riproporvi questa gara di Alton Park che è stata spettacolare, combattuta, veramente una gara da potervi riproporre sul canale di FIT. Ed è per questo che ci siamo ritrovati a commentare tutte le varie fasi. Ci scusiamo per un problema tecnico, non potremo proporvi la Super Pole con cui abbiamo la griglia di partenza della gara, ma per un problema tecnico non ce l'abbiamo. In particolare, vedete le immagini che stanno scorrendo in questo momento, sono Bannock Brae, che è la gara precedente che abbiamo corso in campionato. Questo campionato, che è un campionato su 8 gare, che si corre con la BMW DTM del 92, quindi una macchina fantastica, old style, tutto dietro. Vedrete anche dalle immagini in questo momento che stanno scorrendo, ma anche della gara di stasera, quanto la componente di tenuta laterale, di controllo del mezzo da parte dei piloti, si traducano in una spettacolarità veramente di alto livello. Visto che questo campionato siamo arrivati con questa la settima gara, ricordo rapidamente quelle che sono state gli altri appuntamenti di questo campionato. In particolare, la prima gara si è svolta a Red Bull Ring, la seconda Monza, terza Brno, quarta Fuji, quinto Hockenheim e la sesta Bannock Brae, come detto. E in particolare adesso Mattia vi dirà l'attuale situazione del campionato, sia per quanto riguarda i piloti, sia per quanto riguarda il campionato a squadre. Sì, allora, in prima posizione possiamo trovare Snake, che è saldamente al comando con 152 punti, seguito da Cree con 115, e sono gli unici due che hanno vinto una gara, in quanto Snake ne ha vinte 5 e Cree una. Poi c'è il Kuntra con 77 punti, a seguire Dapp, Evo, Marcolino, Chris, Samp, Tasket, Sassi e Krinikov. Dopodiché ci sono in classifica le wild card che sono state durante il corso del campionato di Mask, Totò Spakesci, Fradad, Mediano d'apertura e il buon Shigasaki. Per quanto riguarda la situazione della classifica team, è più aperta la questione perché c'è il Procione Team, che praticamente è il team formato ormai solo da Snake, che è comunque al comando con 156 punti, da Snake e Mediano Apertura, e poi è seguito dal team Bump to Bump Racing Team, bel nome, formato da Cree e Sassi, con 148 punti, quindi solo 8 lunghezze. Dietro ci sono il Compañeros de Merendez, ovvero il team formato dai miei due compagni commentatori, ovvero Kuntra e Marcolino, e poi il team Sampevo, ovvero formato dal sottoscritto ed Evo, con 101 punti, a seguire CT46 Racing Team e TIA Motorsport, con 88 punti. Perfetto Sam, ti ringrazio, preciso, puntuale. Adesso abbiamo un po' il quadro della situazione in entrambi i campionati, quindi situazione molto aperta, due gare alla fine, ma quello che conta più di tutto è dargli un po' le dritte di questo campionato, un campionato che sia, come detto, si è sviluppato su 6 gare più 2 che ancora rimangono, ma con questa macchina che è ad assetto bloccato. Quindi un campionato votato proprio al piacere di guida senza star lì proprio sistemare la macchina in maniera puntuale e minuziosa. Ed anche per questo, diciamo che la non perfetta messa in pista dell'auto porta i piloti a dover tirare fuori qualcosa in più proprio per esprimersi al massimo ed esprimere al massimo quelle che sono le caratteristiche della macchina. E a questo punto, diciamo che il campionato è aperto.
e questa gara porterà dei punti importanti per vedere chi si avvicinerà ai titoli. E adesso è giusto passare anche al risultato della Super Pole, che ricordiamo in questo formato delle qualifiche prevede che ogni pilota abbia un unico giro, come nelle Super Pole dei vari campionati reali. Anche qui su FIT, anche qui su Project Cars, noi abbiamo riproposto questa formula, vale a dire un pilota esce dai box, fa il giro di lancio, dopodiché fa un unico giro secco. Quindi capite quanto sia importante il controllo totale della situazione, per cui si è portati sicuramente a provare a fare il giro veloce, sapendo che però in caso di errore si può partire molto indietro. E questo crea quella tensione per cui i piloti hanno riscontrato in maniera molto positiva questa formula, che sicuramente riproporremo in futuro. Quindi direi adesso che Marcolino potrebbe darci la griglia di partenza. Sì, per aggiungere solo due cose a quello che diceva il Kuntra, la cosa bella di questo formato per quanto riguarda le qualifiche è proprio il trovare il giusto equilibrio tra lo spingere al massimo ma non sbagliare, perché fare un errore e andare a muro significherebbe partire dall'ultima casella della griglia, quindi molto importante riuscire a essere il più concentrati possibile. Comunque le qualifiche qui a Alton Park si sono concluse con una super pole position da parte di Sump, che ha chiuso il giro in 1:43,9, staccando di quasi 2 decimi Trueno Snake 96, che ha chiuso in 1:44,1. Poi c'è Kuntra, che partirà dalla terza casella, che ha chiuso in 1:44,6. Cree a 1:44,861, mentre Dapp 1:44,870, quindi per 9 millesimi rimane dietro. Dalla sesta casella invece partirà Crisotto, che ha chiuso il giro in 1:45,0, poi Krynikov dalla settima, che ha chiuso in 1:45,2, Evo, compagno di squadra del Pullman, in 1:45,9, poi c'è Tasket, che ha chiuso in 1:46,2, Marcolino in 1 e 47, e l'ultima posizione occupata da Sassi, che purtroppo ha fatto un errore in curva 3 e ha chiuso col tempo di 1 e 51. Perfetto, ottimo. Vedete dai tempi che siamo molto vicini come distacchi, quindi si preannuncia una gara tiratissima. Vedremo se Trueno, partendo dalla pole, riuscirà a mettere il sigillo di campionato, perché con 5 attuali vittorie sul secondo in classifica Cree, che è stato l'unico in grado di provare a frapporsi tra Trueno e la vittoria, ricordo in quel di Fuji con una gara tiratissima anche quella. Vedremo se gli avversari di Trueno riusciranno a frapporsi tra lui e la vittoria, soprattutto con una vittoria probabilmente conti la mano, si potrebbe anche laureare campione di questo bellissimo campionato. Vi lasciamo con una piccola chicca prima della gara, avremo la possibilità, proprio per farvi rendere partecipi fino in fondo di quanto questa pista sia una pista particolare, non molto conosciuta perché è una pista inglese, old style, vedrette, sali scendi, chicane strette, punti di staccata con la macchina attiva in sovrasterzo. È molto interessante, sono delle bellissime immagini ed è bello viverla anche con un camera car. Per cui prima della gara vi regaliamo questo giro, che verrà commentato direttamente da Sam. Grazie. Grazie alla linea contro. Adesso vi mostrerò un giro, spero veloce, sulla pista di Oldham Park. Ci troviamo ora sul traguardo. Curva 1 da fare in terza. E adesso giù verso la staccata di curva 2. Molto lunga, bisogna cercare di uscire il meglio possibile, perché ci porta in questo rettilineo di media lunghezza. Arriva la prima delle grandi staccate, delle tre grandi staccate del circuito. Sicuramente ci sarà un'occasione di sorpasso. Questo è il punto più difficile del circuito per interpretazione. Arriva adesso la seconda staccata, dove porterà ad altre occasioni di sorpasso.
Ed ecco che adesso inizia l'ultimo settore. Come vedete la carreggiata è molto stretta. Praticamente assenti le vie di fuga. Circuito molto old style, ed ecco c'è l'ultima curva. Siamo arrivati sul traguardo. Spero che vi sia piaciuto e ci rivediamo adesso sulla nuova partenza. Ti ridò la linea contro. Ben ritrovati ragazzi, pronti alla partenza. Piccola correzione, la pole non l'ha fatta Trueno ma Sam, che vedete scatta in questo momento. Dietro c'è Evo che taglia netto, abbastanza regolare la partenza, con Sam che scorre via, non perfetto. Piccolo contatto con Krinico, sì. Ecco, Tri si riprende la terza posizione, scorre in testa e Sam ha tenuto la prima posizione. Dapp è riuscito a uscire un attimo qui, attenzione. Attenzione, Cree si butta. Attacco di Cree che si ritrova dietro, contatto dietro. Chi è? Sì, c'è Marcolino girato. Deve aver avuto un contatto con Chris perché anche è Chris dietro. Ecco lì, staccati dal gruppo. Però torniamo in testa, vediamo cosa succede in testa. Allora, in testa Samp ha mantenuto la prima posizione scattando bene dalla sua pole. Snake prova l'incrocio. Dietro ci sono Cree e Trueno che si già in battaglia, con Trueno che supera Cree all'interno prima della staccata della chicane. Dietro c'è il Kuntra, Dapp, anzi no, i due compagni, Krinikov e Dapp, Sassi, Task e Evo. Krinikov però vedo che ha il drive-thru, quindi... sarà costretto nei prossimi tre giri a rientrare ai box, probabilmente partito un po' in anticipo rispetto al semaforo verde. Esattamente. Comunque davanti Samp sta dettando il passo, Trueno dopo che si è liberato di Cree sta cercando di andare a recuperare sul pilota della BMW con la livrea bianca, la livrea ufficiale del 92. Poi scorrendo Cree mantiene la posizione su Kuntra. Vedremo se Krinikov farà immediatamente il drive-thru, che è protagonista purtroppo di una partenza anticipata, da regolamento deve farlo nei primi tre giri. Allora, poi davanti Marcolino, chi c'è dietro? Davanti le posizioni sembrano quasi acquisite, quindi vediamo cosa succede dietro, se c'è qualcuno che sta lottando. Direi che sono tutti abbastanza distanziati. Krinikov ai box, nel frattempo Krinikov ai box si ferma per il drive-thru, quindi esattamente tutti guadagnano una posizione. Quindi facciamo un recap veloce di tutte le posizioni, direi. Partire Samp che ha preso un discreto vantaggio di un secondo su Trueno, Cree segue a distanza sempre di un secondo, e il Kuntra. Per ora ci sono distacchi più o meno attorno al secondo tra uno e l'altro, fino alla quinta posizione. Esattamente. E per adesso, con posizioni consolidate, evidentemente i primi giri i piloti cercano di prendere confidenza con la pista, perché ricordiamo che non c'è mai la perfetta sincronia fra quello che è la situazione di pista mentre si fa le qualifiche e quella dove si fa la gara con tutte le macchine in pista. Quindi i primi paio di giri c'è un po' di controllo. Sì, bisogna un po' capire com'è la pista, qual è il grado di gommatura. Esattamente. Dietro invece Marcolino, come sono le posizioni di quelli che sono usciti, in particolare Chris e Marcolino, dove si sono ricollocati? Allora, Chris è ottavo a 10 secondi dal primo, mentre Marcolino è un po' più staccato, 17 secondi. Possiamo vedere che però dietro c'è Krinikov che tenta il sorpasso su Task. Su Task, esattamente. Quindi seguiamo un po' questa azione, perché c'è Krinikov che è molto molto vicino, il distacco è di meno di 2 decimi. Ora c'è una parte piuttosto rettilinea, è uscito molto meglio, molto più veloce, molto, e anche Tasket non ha resistito più di tanto, probabilmente ha qualche danno anche. Sì. Io mi porterei su Trueno, che mi pare abbastanza vicino in questo momento. L'ultimo giro 43.7 e Samp 44.7, quindi un secondo recuperato. Sì, infatti, veloce per due decimi. Per Trueno, giro veloce per Trueno che ha guadagnato un secondo pieno in questo giro. Infatti Samp 44.7, mentre
mentre Trueno appunto ha staccato di un secondo e anche dietro Cree in questo momento sembra non averne per andare ad agganciarsi ai primi due, come pure Kunkka che ormai ha staccato 3 secondi e 6 dal primo. Molto bene, intanto perché abbiamo Trueno che è a 142 millesimi da Sump, quindi la lotta inizia a farsi piuttosto accesa. Ora c'è la chicane e Sump riesce a farla molto bene, anche se Trueno sembra uscire più forte, quindi vediamo sul dritto se riesce a mettersi davanti. Sump occupa Infatti, l'interno e mantiene la posizione, forse un quasi leggero contatto, contatto. sul leggero contatto. Attenzione. Intanto Chris si Bravissima. riavvicina. Sam, non era facile. Complimenti a entrambi i piloti perché con molta correttezza hanno mantenuto entrambi la loro traiettoria. Si sono appena sfiorate le auto, però questo, attenzione, ha permesso il rientro di Chris, che ormai è sulle code di Trueno, quindi si preannuncia che sarà sicuramente molto interessante. Intanto proviamo a vedere se riusciamo a entrare nella macchina di Cree per goderci un po' di camera car. Questi sono i primi tre, Sump là davanti, la macchina rossa di Trueno. Si apprestano a effettuare curva 1. Traiettorie leggermente differenti, con Trueno Snake che va leggermente più largo, mentre Cree la chiude un po' di più. Ormai i primi tre sono attaccatissimi, si preannuncia una battaglia senza quartiere tra questi fortissimi piloti. Kunkka un po' più guardingo dietro, evidentemente non ha il passo dei primi tre in questo momento, controlla Dapp, che tra l'altro è il suo primo avversario in campionato, visto che la classifica, come detto in precedenza, vede ai primi posti, vede Trueno Snake seguito da Cree e Kunkka, poi a seguire Dapp, Evo e il resto del gruppo. Attenzione perché qui invece il distacco si fa sempre più piccolo, perché i primi tre sono chiusi in un secondo praticamente. C'è un bel pacchetto di mischia. No, Adesso. c'è Snake che dalla chicane davvero riesce ad uscire con una velocità assurda. Attenzione Trueno all'attacco! nuovamente all'interno. Bravo anche stavolta Sant e tira la staccata, riesce nuovamente a difendersi da un Trueno arrembante. Nel frattempo Cree ormai è lì e si gusta la battaglia attaccato praticamente all'alettone di Trueno. Bravissimi ragazzi, Attenzione perché spettacolo. sono in 3 decimi. 3 in 3, meno di 3 decimi, allucinante. E siamo solo al Bravissimo. quarto giro. Gran battaglia, vedremo questa staccata difficilissima, è una sinistra di seconda che ti porta poi a lì praticamente ti manca il terreno sotto la macchina. Vedete come le E macchine galleggia. galleggiano proprio, l'anteriore non chiude, il posteriore Anche tende a qua esce sovrappensare. bene. Eccoli che si aprono a ventaglio con Trueno che cerca di riprendersi la posizione. Sam resiste all'esterno, ma Trueno passa. Stavolta passa, si Anche difende e se stavolta forse deve Sam può lasciare essere un andare. po' più veloce, Sam può essere un po' più veloce qui in uscita. E infatti Vediamo. sono appaiati, sembra davanti Sam e infatti riesce a tenere l'interno. Grandissima difesa nuovamente. Grandissima difesa nuovamente per Sam che ha restituito un bel attacco a Trueno, ma ha approfittato della traiettoria esterna leggermente più veloce, ha trovato l'interno della seconda curva a sinistra. Piccolo Attenzione contatto. Snake! Piccolo contatto e Sam esce largo, Trueno rientra e Kunkka approfitta di questo contatto in seconda Approfitta da posizione. buon avvoltoio E e si infila. Allora, Cree rifare. guadagna anche la prima posizione. Esattamente. Cree in testa, seguito da Kunkka, Trueno, Dapp che a sua volta, rimanendo vicino ai migliori, si trova a giocarsi il podio anche lui. Sump, dopo quel contatto, si trova in coda a questo quintetto che si sta leggermente allungando dal resto del gruppo, che evidentemente ha un passo leggermente diverso di questi primi 5. Tra l'altro, gruppo guidato da Sassi in questo momento, seguito da Evo, Chris, che è risalito bene dopo il contatto iniziale, Krimiko, Marcolino e ultimo Tasker, che evidentemente ha forse qualche piccolo danno alla macchina. Sì, si può vedere, ha tutto Sì, l'anteriore praticamente distrutto. C'è stato qualche probabilmente è contatto anche anche andato ai box, che l'ha non so. coinvolto. Non Bene, penso, non l'ho visto entrare. sta per concludersi il quinto giro e la gara è apertissima. 5 piloti praticamente in un secondo e 9.
con Sand che in questo momento è rampa sull'alettone di Dat, il quale rimane comunque vicinissimo a Trueno, che a sua volta ha davanti Kuntra e là davanti Krik, che ha solo 7 decimi su tutto il resto di questi piloti. Adesso Bellissimo questo abbiamo il onboard. camera car, esatto, il camera car di Samp per far vedere quanto siano vicini i piloti. Vediamo se in fondo al rettilineo, a questa curva sinistra, prima del tornantone, ci si riuscirà ad avvicinare un po'. Staccatone Sai, importante. curva così veloce, stando così attaccati, la macchina perde leggermente di carico aerodinamico e non è facile star vicini Anche nel perché basta che curvone veloce a sinistra. il pilota che precede freni quei 3-4 metri prima e le distanze sono così minime che il contatto Sì. poi diventerebbe inevitabile. Fatale. Attenzione, in questo momento c'è Trueno che cerca di riprendersi la posizione su Kuntra. Piccola toccatina prima della seconda chicane che ti porta all'entrata del bosco. Siamo alla destra in salita e Trueno è ancora vicinissimo a Kuntra. Kree ha guadagnato qualcosa, ha un secondo e mezzo quasi di vantaggio, quindi forse Kuntra non ha Qua raggiunto prova ad il infilarsi in Trueno. uno spazio che non c'è e Oh, contatto con attenzione, Dapp. contatto! Ho perso leggermente il controllo da parte di Trueno che è finito sulla sabbia e rientrando in pista c'è stato il contatto, la scodata della benzina di Attenzione, Trueno. attenzione a tornare sul Trueno. Sampa all'interno, cerca di passare Trueno, forse ce la fa, vediamo chi ha a favore della traiettoria. Sam ce la fa, bellissimo attacco all'interno in questa curva, evidentemente Trueno ha perso un attimo di concentrazione in quel contatto con Dapp e Sam ne ha approfittato immediatamente per averlo spinto nel primo successivo e passare all'interno. Altro bellissimo sorpasso. Dietro tra Dapp, no, tra Sassi e Devo anche. Deve esserci bagarre tra Evo e Chris. In questo momento Però vedo anche Sassi. Trueno molto vicino, Purtroppo non è facile seguire eh? tutti. Sì, vedete come un po' ci sia un po' tutta la parte del gruppo, ci sono battaglie. La pista è molto stretta, quindi non è assolutamente facile trovare il pertugio per infilare il muso all'interno dell'avversario. Chi si difende sa che facendo spalle larghe non ha molte opzioni a chi segue, per cui le battaglie sono veramente col coltello fra i denti. La Attenzione pista qua, Trueno esce è molto meglio. Ecco, nuovamente Trueno e Sam, però adesso Trueno sarà all'esterno, difficilmente riuscirà a portare a casa il sorpasso perché il favore della staccata ce l'ha Sam e difatti chiude nuovamente mantenendo la quarta posizione, anzi la terza posizione alle spalle di Kuntra che è sempre a un secondo sette dal capofila di questa gara, che sta gestendo molto bene, ma non riesce a scappare via, evidentemente il ritmo di tutti i piloti è molto 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 simile. Guardate qui la distanza, com'è minima, sembra meno di 1 metro. Il problema è che qui le auto sfrecciano più di 170 km orari. Ecco sempre Trueno, staccato dove in precedenza Sam si è ripreso la posizione, tornando sul podio virtuale, visto che siamo appena al settimo di 26 giri, quindi la gara è lunghissima, abbiamo percorso praticamente poco più di un terzo, quarto, ecco, se. E quindi vedremo. Allora, il tempo attualmente, Cree chiude in 1.45.0, Kuntra 1.45.0 a sua volta, però Sam più la 44.8 e Kira dietro 44.9 Trueno, Sì, poi più o meno gli stessi tempi, diciamo, tra i primi quattro. più staccato Sassi, Evo, Chris, dopo il contatto con Trueno sceso in ottava posizione, vedremo se riuscirà a risalire. Anche perché c'è un minaccioso Krinikov che sta martellando con tempi molto bassi rispetto ai suoi compagni di posizione, quindi mi aspetto una bella lotta anche tra di loro tra poco. Krinikov ha dovuto scontare un breakthrough per una partenza anticipata, quindi il tempo che ha perso ai box dovrà riconquistarlo in pista cercando di essere veloce, soprattutto nel sorpasso degli avversari che si trova
si trova subito davanti, quelli che ha già superato il fatto Marcolino e Tasket, adesso ovviamente ha un avversario molto impegnativo come Dapper, ricordiamo fino a un giro e mezzo fa c'era parte del manipolo dei primi 5 che in effetti stanno facendo un'altra gara rispetto al resto del gruppo, di fatto il distacco rispetto a Tasket è di 6 secondi da Trueno, quindi capite che si è creato un buco abbastanza importante tra i primi quattro e il resto del gruppo. Intanto scusa se ti interrompo Kuntra, ma c'è il terzetto formato appunto da Kuntra, Stump e Trueno che sta facendo scintille. Adesso Eccoli. si apprestano ad arrivare in 3 in curva 1. Attenzione. Ecco Sampa all'esterno, grande sorpasso su Kuntra, ha avuto molto coraggio perché è una curva molto difficile, ha tenuto giù e si riporta in seconda posizione, grande, grande Sampa. Ricordiamo che non più tardi di 3 giri fa era arrivato in quinta posizione dopo il contatto proprio nella curva che sta arrivando adesso, questa sinistra velocissima di quarta, che lui, ricordiamo, uno dei pochissimi che la fa in terza, evidentemente in terza gli piace avere più trazione piuttosto che andare più in appoggio come fanno gli altri. Confermi questa cosa, Sampa? Forse abbiamo qualche problema Sì, non lo di sento, non linea, sento Sam. neanch'io. Scusate, c'era il microfono, ho avuto un attimo un problema col microfono. No, dicevo che io preferisco fare. Aspetta, attenzione che c'è un attacco di Trueno su Kuntra, che riesce a Lo porta a passare e casa, cavolo portarsi in terza comune. posizione. Sì, no, Sì. il curvone veloce io prediligo farlo in terza rispetto ad altri che lo fanno in quarta. Solamente mollando un po' l'acceleratore, io mollo l'acceleratore, scalo in terza e riesco a stare un po' più dentro. Sì, approfitti del fatto che essendo una marcia un po' più corta e più spinta al posteriore che aiuta a Esatto, cioè mi e aiuta a punti più curvare. esatto, Scusate, cioè, intanto piuttosto che la scorrevolezza. dietro Perfetto. c'è anche Chris che sta per attaccare Evo. Vediamo, vediamo un po' sulla parte dietro anche del. Oh, Chris, Aia! attenzione! Chris la Che perde. perso la macchina qua, sicuramente qualche danno lo avrà sulla macchina, quindi sarà costretto a rientrare ai box. Avete visto proprio quello che diceva Come semplice. In precedenza Sam diceva proprio che rimanere in coda ad un avversario, specialmente sulla parte veloce, si perde molto carico, anche se sono macchine ormai vecchie, perché ricordiamo che correva nel 92 questa BMW DTM. Però comunque la componente aerodinamica è molto importante e quella parte veloce, ricordiamo che quella curva lì si fa in terza piena praticamente in appoggio, evidentemente perdendo questo carico Chris l'ha persa ed è la macchina Sì, che fa tipo. no, non se l'aspettava, accelerando come se non ci fosse nessuno davanti, L'ha basta poco persa, per perderla. esattamente. E questo dimostra quanto queste macchine old style, perché in effetti non hanno grossi controlli, è tutto in mano, devi controllarle di volante, di pedale, aiutarle quasi certe volte, ad esempio in questo punto dove avevano i primi quattro nella chicane, in questa staccata alle volte ti serve quasi un po' di pendolo per inserire l'auto, che cosa quasi assurda a pensare con le macchine moderne, dove l'elettronica gestisce moltissimo il lavoro della sospensione e degli ammortizzatori, quindi auto piantate a terra, queste che non hanno questa raffinatezza. Di gestione di tutta la parte della parte della sospensione della porta e quant'altro, era tutto un po' più in mano al pilota che doveva Attenzione, scusa gestirli. se ti interrompo, Contra, ma c'è l'attacco di Snake su Sump, Esattamente. l'ultima curva lo porta a termine abbastanza Bella. Ha facilmente. restituito quanto hai fatto tu 3 giri fa. Stessa, con la stessa Esatto. No, è modalità, stata bellissimo. una bellissima battaglia. Nel frattempo Cree non è scappato, anzi il vantaggio che aveva su Kuntra qualche giorno fa di un secondo set ormai si è ridotto a mezzo secondo su Si Trueno, ha che perso comunque. addirittura 2 secondi nell'ultimo giro rispetto a Trueno e 8-10 rispetto a Samp. Esattamente. Quindi si è ricomposto il gruppetto e dietro c'è il Kuntra che segue a 2 secondi. Esattamente. Poi giusto per dare anche attenzione mentre ci sono ancora i primi tre, vediamo se riusciamo a dare anche le altre posizioni. Subito dietro abbiamo Sassi, quinto, Dapp sesto, che ha recuperato qualcosa, Krimitor settimo, Evo ottavo, Marcolino nono, decimo Tasker e Chris dopo il rientro ai box del Attenzione, contatto, ricontato. Stump.
tamponato Snake. Leggermente. Era staccata, poi gli fate i fari. Perché hai fatto i fari dopo che l'hai tamponato? Per No, chiedere scusa, per vero? scusarmi, per Ah, scusare. ecco. Non era voluto leggermente. Ero infogliato, leggermente allungato la staccata e gli ho dato un leggero bacetto. Bazzetto, un bacetto Amici, sì. posteriore, A bravo. anche se i tempi di coronavirus non si dovrebbero arrivare. Comunque vedete, qui leggermente sta rallentando il gruppo dei primi perché la dimostrazione è che Trueno e Sandro hanno preso lo stesso punto perché non aveva il passo magari dei primi e si sta rifacendo sotto. Chris si Eccoli. protegge all'interno, incredibile, aveva un taglio nuovamente. Quasi in tre Bravissimi, nell'ultimo punto. mamma mia, guardate, guardate, gli effetti tricolori dei Project Cars su cui eccoli che si aprono. Chris si protegge fino ai limiti della Mamma mia, pista praticamente. spalle larghe, Cree tiene la posizione, su Sam, Trueno è in punta che ormai fa parte anche lui del quartetto nuovamente, quartetto compattissimo. Bellissimo questo Trueno scambio, all'interno. abbiamo visto Sam che ha perso leggermente il posteriore, quindi Trueno ha avuto più spinta in uscita ed è riuscito a passarlo tra curva 2 e curva 3. Nel frattempo, cosa importante dietro, DAP, rimaniamo pure sui primi perché la battaglia è qua. DAP comunque grande rimonta con un ottimo 45-1, si è nuovamente riportato in quinta posizione a 8 secondi da Kuntra che praticamente è lì con i primi. Quindi DAP se potesse inanellare dei buoni giri sulla pista libera potrebbe anche recuperare qualcosa. Assieme tra l'altro al suo compagno Krinikov che ricordo. Dopo aver scontato il Grade 2, adesso addirittura è già sesto, ma torniamo sui primi. Snake ha preso la curva un po' troppo stretta, si è ritrovato su due ruote per un momento. Ha preso quella specie di salsicciotto all'interno, questo vuol dire che tirano veramente al millimetro le staccate, cercando di sfruttare ogni. Quando vai leggermente oltre la traiettoria perfetta, prendi questi rialzi interni alle curve e la macchina Ma è una si pista tira old dietro. style, si vede anche da questi particolari. Bravo, esattamente. E nei Però, con tutto test. rispetto, questo è il bello, vedete, sono immagini che non si vede spesso, adesso ovviamente le piste sono più ampie, più larghe, pochi guardrail, se non molto lontani dalla pista. Queste piste inglesi sicuramente danno molto piacere sia a chi vede le gare ma anche a chi le guida, perché effettivamente sono piste che non si fa molto spesso. Attenzione perché sono di nuovo vicinissimi i primi tre. Snake prova un attacco all'esterno in curva 3. Ma Cree resiste, Esce un po' attenzione, lento. Sam si rinfila. Grande sorpasso questo, ha approfittato di Trueno che era concentrato più a provare l'attacco su Cree e Sam uscendo pulitissimo da quella sinistra di seconda ha anticipato l'apertura gas infilando all'interno Trueno e adesso percorre in seconda posizione questo tornantone lungo a destra che ci porta alla chicane. Vedremo se Trueno risponderà subito. Non sembra voler mollare Trueno, eh? Molto bene, vuol dire che saremo iperattivi a commentare fino a fine gara, un super garone. Ricordiamo allora Cree davanti, Sam, Trueno, Kuntra, tutti praticamente chiusi in un secondo, quinto, un attimino staccato da Kuntra e anche dal proprio compagno Krimiko che è a 7 secondi, quindi DAP è da solo, poi c'è tutto il resto del gruppo dietro Krimiko. Vedremo adesso. Intanto siamo esattamente a metà gara, siamo al giro 13 su 26, quindi adesso finito questo giro, attenzione, si riaprono. Ciampa all'esterno, Krimiko, tanto Krimiko, Kri all'interno, Trueno forse ne approfitta, vediamo. No, scorrono via tranquilli, incredibile, sembra di essere al primo giro, qui siamo già a metà gara. Tra l'altro, attenzione, piccola variabile, non da poco, le gomme cominciano a fare fatica, quindi i numeri che i ragazzi fanno per rimanere in pista con questo ritmo gare sono da me davvero incredibili. E pensare che sono anche in battaglia, questo mi dimostra quanto sia tecnica difficile riuscire a guidare in queste condizioni. E poi le gomme ti stanno iniziando ad abbandonare lentamente ma progressivamente.
un'ultra velocissima, sa nelle code di Kree, vediamo se avrà coraggio di entrare. No, sa, Kree si piazza a metà pista e non lascia nessun tipo di neanche, neanche il pensiero di provare ad attaccare Sam. Nel frattempo Trueno sempre lì, vediamo Ma sai, se... è davvero una pista in cui è difficilissimo trovare un buco per infilarsi. Comunque il posto che sta arrivando, forse questo è il punto dove ho visto che siete stati più pronti e più capaci nel trovare l'attacco. Questa staccata qui. Sai, Snake riusciva davvero ad uscire molto bene, a portare attenzione ai contatto Aia, e... contatto, gira, si gira Sam, nuovamente paga pegno nella battaglia con Snake, con Trueno, come era successo alcuni giri fa quando si sono toccati nella sinistra velocissima che porta al tornantone, quindi si ripropone Ultra in seconda posizione, davvero Voltoio stasera, lì che controlla le cose e prende fiato Kree che adesso mette 2 secondi tra sé e il secondo pilota in pista che in questo momento è Kuntra, non più Ciampa, e Trueno terzo. Vediamo, Ciampa è rientrato, però è staccato ormai di 5 secondi dalla coda di Trueno. Vedremo se avrà la forza ancora di rientrare a pista libera. Ricordiamo che Santa ha fatto la pole, quindi ha il potenziale per rientrare, anche perché davanti Cri sta facendo un buon passo, ma è contro largo, sta lungo, molto largo, stavolta è uscito dalla parte di pista. Temo che abbia una penalità. E difatti fa passare in questo momento Trueno perché era in penalità e per non subire la penalità del gioco, essendo uscito con tutte e quattro le ruote Se dalla ricordiamo traccia. che quando si escono appunto con più di due ruote dalla linea bianca, il gioco impartisce una penalità per cui o rallenti oppure dà una penalità in Esattamente. secondi da Esattamente. aggiungere sul tempo finale di gara. Quindi alle volte è meglio rallentare subito per poi giocarsela in pista. Ed è quello che è accaduto. Infatti, adesso Trueno si è ripreso la seconda posizione. Vedremo adesso a pista libera se ne avrà per andare a prendere nuovamente Kree, che ha 2 secondi di vantaggio. Sound nel frattempo, comunque, vedete, il tetto dei primi ha perso praticamente 6 secondi sul ritmo gara. Prova comunque a 7 secondi da Kree. È ancora il potenziale per rientrare, come ho detto già in precedenza, avendo fatto la pole position il pilota che ha dimostrato di interpretare meglio questa pista in questa gara. Scusatemi se vi interrompo, visto che abbiamo parlato delle penalità, vedo qui dallo schermo dei tempi che c'è Evo che ha 7 secondi di penalità, quindi ha accumulato una penalità di 7 secondi e al momento è a 12 secondi staccato da Marcolino. Quindi se Marcolino riuscisse ad abbassare il distacco di altri 5 secondi, lo scavalcherebbe in Marcolino, classifica finale. Quindi c'è da monitorare anche questa cosa. visto che abbiamo un po' di tempo, visto che i primi sono leggermente sgranati, fai una carrellata su tutto il gruppo così ripetiamo un po' le posizioni. Allora, abbiamo Kree in prima posizione, poi c'è Trueno Snake a 2 secondi con il Kuntra che è sempre lì. In agguato, poi Stump che purtroppo è stato protagonista di un paio di uscite di pista, per fortuna senza conseguenze, è lì in quarta posizione, staccato di quasi 1 secondo da Duff, che comunque non sembra volerlo lasciare tranquillo. Poi c'è Krinikov a 14 secondi, che invece sta facendo una gara piuttosto in solitaria, anche se anche lui ha dovuto affrontare un drive-thru e quindi per lui una gara completamente in salita. E poi diciamo c'è Evo che, come abbiamo appena detto, ha 7 secondi di penalità, seguito da Marcolino che al momento è ancora a 12 secondi, quindi piuttosto distante. Seguito ancora da Tasket che sta girando sugli stessi tempi di quelli davanti, quindi di Marcolino ed Evo. A pochi metri, quindi 5 secondi, c'è Sassi, che anche lui è stato protagonista, se non sbaglio, di un incidente, è andato a muro, quindi è dovuto rientrare, ha dovuto riparare la macchina, e il povero Chris, che abbiamo assistito al suo incidente in diretta praticamente, è rientrato, e anche se continuiamo a vedere la macchina con il paraurti penzolante, in realtà le prestazioni sono state completamente ristabilite, quindi sta andando al massimo. Torniamo però sui primi, anche se c'è ancora parecchio distacco tra
tra Trueno e Kuntra c'è un bel secondino, mentre Kree sta andando ancora forte, riesce a tenere 2 secondi e 2 sul pilota in seconda posizione. Però questo giro vede più veloce in pista in questo momento Sam. Attenzione, mentre i primi tre sono molto vicini, che girano da, tra il 45,4 e il 45,6, Sam ha staccato un ottimo 44,6, quindi un secondo netto più veloce di tutti e tre i piloti che lo precedono in classifica, e quindi con questa progressione entro qualche giro potrebbe rientrare sui primissimi, perché effettivamente in questo giro ha preso un secondo dai primi e staccato chi era sul suo code, vale a dire DAP, di 2 secondi in questo giro. Quindi Sam sicuramente, innanzitutto il buono è che ha la macchina ancora in buone condizioni, evidentemente i due contatti non hanno assolutamente influito sulla meccanica della sua BMW, e sta staccando tempi ottimi. Vedremo se il suo rientro sarà possibile. Anche perché Kuntra davanti, se non sbaglio, è uscito un po' largo dalla prima chicane, quindi ha fatto tutto questo settore molto molto più lento. Infatti il distacco si è ridotto a 1 secondo praticamente. Si è visto con la coda dell'occhio, se avete visto le immagini, che il Kuntra è andato largo, evidentemente nel richiamo dell'accelerazione, ha sbacchettato la macchina che, come ho detto in precedenza, essendo una trazione posteriore, quando le gomme iniziano a consumarsi, deve essere molto delicato sull'acceleratore, altrimenti, specialmente nelle ripartenze dalle chicane in marce basse, la macchina sbanda parecchio. Deve essere molto preciso nel dar gas, altrimenti rischi sempre di girarsi. Difatti ormai Sam nelle code del Kuntra e si è portato dietro anche DAP, che anche lui ha staccato un bellissimo 44,9, che lo porta vicino a Sam, che ha pagato pegno in quell'errore là, sicuramente in termini di tempo. Sam non lo sento, adesso c'è qualche altro problema con il microfono. Vai, vai No, Marcolino. no, dicevo che c'era Cree, si poteva notare in lontananza dall'inquadratura di prima, era bello lontano, tranquillo, sta girando anche più veloce rispetto a Trueno, ha chiuso in 1.45.0 l'ultimo giro, mentre Trueno in 1.45.7, quindi è riuscito a staccarlo ulteriormente di 7 decimi. Eh sì, effettivamente qua, ecco, per la prima volta qui durante la gara vediamo un Cree che riesce a fare il ritmo lui. Nelle prime fasi di gara era molto controllato, cercava di non fare errori, e questo ritmo leggermente più lento permetteva sempre ai suoi avversari di rimanere sulle code. In questa fase riesce abbastanza agevolmente a mantenere Trueno, che in questo momento è il suo vero avversario. Lo riesce a mantenere a 2 secondi, anzi vediamo che negli intermedi qualche decimo riesce a frapporlo tra sé e Trueno. Questo per Cree è molto positivo, vuol dire che si sta adattando bene al consumo gomme, che sta ormai diventando importante. Siamo al 18° giro, ricordo, su 26. Ecco, bel controllo di Trueno. Vediamo adesso i tempi sul giro, Marcolino. Allora, Cree chiude in 1.45.0 mentre Trueno 44.7, quindi è riuscito a rosicchiargli 3 Buono. decimi. Però spostiamoci su Samp e Kuntra perché il loro distacco è davvero davvero minimo. Samp è riuscito a girare mezzo secondo più veloce rispetto a Kuntra. E infatti adesso gli è proprio attaccato 2 decimi, 2 decimi di distacco in questa lunga sinistra. Ecco, uscita del punto leggermente in sovrasterzo, in appoggio. Grande gara di DAP, ricordo, verso il quinto, sesto giro si è toccato con Trueno perdendo moltissime posizioni, poi con molta costanza, con ottimi tempi sul giro, si è riportato in quinta posizione, e adesso vede nuovamente la posizione del punto sul podio a portata di mano. Quindi anche qui si tende la battaglia. Kuntra salta un po' sul cordolo, Sam si Ah, avvicina, toccatina. piccolo contatto, attenzione, che DAP va sull'erba, va largo, perde il controllo, taglia netto su Sam, botta Attenzione, incredibile. si capottano, DAP rientra in Attenzione, pista, sta arrivando Snake. no, Attenzione, contatto, cosa sta succedendo? aia. Allora, facendo un po' di riassunto, il Kuntra è arrivato alla chicane leggermente scomposto, uscendo, evidentemente aveva poca spinta. Sam si è accodato per provare ad attaccarlo, ma evidentemente quello che è uscito più spinta è stato DAP, che però per provare a saltare entrambi i piloti davanti ha aperto molto lo sterzo e è andato sull'erba.
e dopo un'accelerazione l'ha persa, perdendola, ha tagliato la pista per traverso dove, ahimè, c'era Sump in arrivo, si sono presi dentro la prima volta. Poi nella ripartenza, evidentemente, dopo la botta non ha capito bene perfettamente dove era in pista, ha provato a ripartire, soltanto per togliersi appunto chi era, ed è stato colpito da Trueno, Ora Castaglione. vediamo Quindi se Trueno rientra, vediamo se Trueno rientra ai box, se ha danni o se riesce a proseguire. stessa Lo cosa che vedo per andare Dap, sulla destra e vediamo. quindi rientra Aia, Trueno. evidentemente contatto, evidentemente ricordo, tra l'altro prima del contatto che tra Dap e Sump c'era fermo Trueno che aveva colpito all'interno la chicane, il panettone all'interno. Evidentemente lì c'è stato lì il momento in cui il gruppo che era guidato da Kuntra con Sump e Dap lì ha avuto questo rallentamento perché c'era subito all'esterno del panettone Trueno che molto correttamente ha fatto passare tutti e tre i piloti che sopraggiungevano, ma evidentemente questa sua presenza ha fatto rallentare un po' il gruppo e poi è successo quello che avete visto. In questo Dapp invece momento non è entrato, eh? Dapp non è non è rientrato. entrato, è È vero, rimasto nonostante fuori. che ha preso una botta importante, è ancora in pista e di tutto questo ne ha approfittato Krynikov, il compagno di squadra di Dap, addirittura ricordiamo dopo il drive-thru svolto praticamente alla fine del primo giro, adesso si è salito addirittura in quarta posizione. Adesso le posizioni si sono un po' più sgranate. Vai Marcolino, fai un recap della classifica. Allora, abbiamo Cree che è sempre primo, che ha girato in 1.45.6, Kuntra secondo a 8 secondi e 2, quindi ormai i distacchi sono un po' più lunghi. Sump, che anche noi qui non sappiamo se possa avere qualche tipo di danno, è a 15 secondi dal primo. Poi Krynikov, come dicevi tu, Kuntra ha fatto un recupero mostruoso perché si trovava in fondo alla classifica, adesso è quarto, evidentemente girando costante è riuscito a godere anche degli incidenti che hanno fatto gli altri. Dapp che ha fatto, io ho visto almeno due 360 in aria, in due situazioni diverse, però sembra continuare, anche adesso non rientra, quindi ha deciso di continuare fino alla fine. Poi abbiamo Evo che ha chiuso in 1.47.5, ma avendo 7 secondi di penalità si trova esattamente a 7 secondi da Marcolino, quindi se la stanno giocando proprio a distanza, ma sul millesimo di secondo. L'ultimo giro Marcolino è riuscito a guadagnare 3 decimi di secondo su Evo, e quindi il distacco si fa più corto. Al momento Marcolino sarebbe settimo per 4 decimi di secondo. Poi abbiamo Trueno Snake, che è rientrato, ha riparato e adesso sta spingendo come un dannato per riuscire a provare a recuperare l'irrecuperabile, anche se ora la situazione è molto molto complicata per lui. Poi abbiamo Chris a un minuto, scusate, 20 da Cree che è in testa, poi Tasket e Sassi che è ritirato ai box, evidentemente ha fatto un altro incidente, la macchina era così danneggiata che il gioco l'ha riportato direttamente all'interno dei box, quindi diciamo che i piloti all'attivo per ora sono 10. Il primo è Cree e l'ultimo invece è il buon Tasket. Qui possiamo vedere Krynikov che sta girando su tempi molto molto bassi, anche se per ora il ritmo lo sta facendo Cree. Cree ha chiuso il giro in 1.45.6. Mentre il secondo più veloce è il Kuntra a 1.46 e 2, quindi 6 decimi più veloce Cree, è riuscito ad allungare. Esatto, nel frattempo in questo momento vai su Krynikov che si è stato in terza posizione perché nella curva, nella destra che ti porta sul rettilineo dei box, Sump evidentemente con la macchina danneggiata l'ha persa, è andato all'interno a sbattere e Krynikov ha completato una rimonta clamorosa direi ed ora si è stato addirittura in terza posizione. Quindi nuovamente cambiano le con Cree che rimane in testa, Kuntra secondo, Krynikov terzo, Dap quarto che sicuramente avrà dei danni, ma evidentemente valuta che nei giri che rimangono probabilmente il tempo che perde a sistemare l'auto rientro bocca e picco no, è più lungo che non provare ad arrivare in fondo, cosa che evidentemente non ha potuto fare Trueno perché evidentemente i danni per quanto riguarda la sua macchina erano
insostenibile per poter arrivare in fondo, perché abbiamo visto su Sassi che evidentemente se vai a colpire una barriera o a danneggiare la macchina in maniera esagerata, il danno è irreparabile e quindi il gioco automaticamente ti esclude dalla gara mandandoti in box. Adesso direi che potremmo andare a vedere le posizioni retrostanti, perché effettivamente questi grandi contatti che ci sono stati, ahimè, hanno un po' diluito i distacchi tra i piloti. Le battaglie che sono più vicine probabilmente sono Dapp e Sump, direi di andare su di loro, che si ripropone la coppia che ahimè sono stati protagonisti di quella botta che ha innescato tutta una serie di contatti, compreso con Trueno. In questo momento sono vicinissimi, ma vediamo che entrambi hanno le macchine abbastanza segnate da contatti in pista. Entrambi non sono rientrati ai box a differenza di Trueno. Scusa Contra, dal monitor vedo anche che Dapp ha 4 secondi di penalità, quindi Ah. probabilmente Sump non ha neanche tutta questa foga di dover superare Dapp, perché essendo a 1 secondo e 2 di distacco, gli arriverebbe Esatto, comunque davanti, perché Dapp ha comunque accumulato davanti. 4 secondi di penalità, sì. Esatto, quindi qua ci sono anche, da qui in poi la gara diventa molto, molto anche strategica, perché queste componenti del ritmo che attualmente stai tenendo, se eventualmente tu o il tuo avversario c'è qualche penalità che il gioco ti ha dato. Il fatto stesso se hai consumato o meno le gomme, perché per mantenere il ritmo che abbiamo visto nei primi giri, sicuramente, specialmente i piloti che avevano un ritmo migliore, quindi con tempi più bassi, hanno caricato parecchio i pneumatici della propria auto, e in questa fase di gara ormai mancano 3 giri abbondanti alla fine, e posso garantirvi che le macchine sono molto più difficili da gestire. Quindi chi è stato attento nella gestione degli pneumatici adesso in questa fase di gara sicuramente ha un ritmo migliore, però vediamo che i tempi sono abbastanza diluiti, i distacchi sono abbastanza ampi. Come detto, gli unici che sono ravvicinati sono Sump ed Up, con Sump che però forse è più in difficoltà a livello di danneggiamento della propria auto, e questo ha un po' impedito ricordiamo a colui che ha avuto la Super Pole, ha vinto le qualifiche facendo il miglior tempo di tutti, e purtroppo adesso dovrà portare a casa un risultato sicuramente inferiore a quello che era il suo potenziale, anche per le sfide fantastiche con cui si era confrontato i primi giri, in particolare con Trueno e con Crew. Sì, Quindi, perché Marcolino, direi dimmi. che possiamo nuovamente fare un'altra carrellata, visto, così magari se trovi mentre inquadri i piloti, vedi che ci sono delle macchine vicine, rimaniamo sulle battaglie che potrebbero Su di esserci. loro, sì, Sentiamo. allora Cree intanto è primo saldo al comando, a 9 secondi da Kuntra, che invece è abbastanza tranquillo, nel senso che è una posizione che fa comodo a lui e al team. Diciamo che è stata furba la gara di Kuntra, perché è stato lì ad aspettare che davanti si scornificassero un po', e diciamo che per ora, adesso non voglio essere menagramo, ma per ora sta dando i suoi frutti. Poi abbiamo Attenzione, Krennic. torna dietro veloce su Sump Eh sì, e Dapp, che Dapp ha si è rigirato. sbagliato e è rimasto sempre nella seconda chicane, ha preso nuovamente il disfusore all'interno, è stato nuovamente preso dal povero Sump, che se lo inquadri vedete che hai il paraurti davanti, ormai che fa Giacomo Giacomo, è Sì, attaccato sì, 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 sì. probabilmente con qualche piccolo perno. Adesso anche la velocità di punta della macchina di Sump è veramente molto molto bassa, Purtroppo, quindi purtroppo era tragica la situazione. ecco, finalmente sei tornato in audio, prima di aver Scusate, ho cercato avuto qualche qualche problema. problema tecnico Sì. con il microfono, ma ci sono. In tutto questo si è issato il compagno di squadra di Sump, Evo, adesso è praticamente a soli 3 secondi da Sump, Sì, con Dapp che è scivolato in sesta posizione. il problema è questo, Kuntra, che Evo non è stato coinvolto nell'incidente, ma per evitare Dapp ha dovuto fare una traiettoria un po' strana, e questo gli ha fatto perdere ben 4 secondi.
Ah, considerando che era addirittura. sul limite del rasoio con Marcolino, C'è Marcolino attaccato ad Apte, comunque. era distanziato Ecco, di 7 secondi, eccolo qua. Infatti, eccomi. Dapp ormai ha la Dapp ha commesso macchina. un altro errore perché c'è Chris Tuskett doppiato che è passato. Quindi Scusate, stavo Marcolino dicendo. sul sesto in questo momento. Sì, sesto, ma quinto virtualmente, perché è solo a Esatto, 4 totalmente secondi clean. da Evo a 7 secondi di penalità. Quindi al momento Marcolino, anche se è dietro fisicamente, ma a livello di tempi è davanti a Evo. Beh, buona gara, molto consistente anche Marcolino. Ricordiamo che Marcolino, proprio alla seconda curva del primo giro, quindi al pronti via, c'è stata un'incomprensione con Chris ed entrambi si sono trovati in fondo al gruppo. Quindi, se vale il discorso di un bellissimo recupero per quanto riguarda Krinikov, anche la gara molto consistente e costante di Marcolino lo ha portato ad essere sesto, ma effettivamente come contagiri è quinto perché la penalità Sì, di Evo lo fanno considerando scivolare. anche il contatto che ha avuto all'inizio. Esatto, quindi è stata una gara Tanto carica vediamo qua se fanno il gioco di di eventi. squadra Sampedevo. Vediamoli, ecco. Evo ha la con la sua penalità, Evo ha la necessità di cercare Esatto. di allungare su Nel frattempo Marcolino. siamo nell'ultimo giro. Siamo nell'ultimo Sì, giro, 26. praticamente. Questo è l'ultimo giro, quindi direi che possiamo tornare sui primissimi perché sta completando la gara con Cree, che a questo punto ha rallentato decisamente, ha perso qualche secondo su Kuntra, che a sua volta ha fatto una gara consistente ma senza acuti in termini velocistici. Poi c'è Krimiko, ottimo rientro, Evo, Champ, Marcolino che fisicamente, come visuale, è sesto, ma formalmente quinto. Vedremo se in questa parte giro che rimane confermerà, semplicemente arrivando sul traguardo, questa sua quinta posizione. Poi c'è Dapp, Trueno, che nonostante abbia sistemato l'auto, ma il distacco era talmente esagerato che non ha avuto la possibilità di recuperare molte posizioni. Vedremo se salterà almeno Dapp Intanto prima Cri dell'arrivo fa di l'ultima Dapp. curva, Cri si appresta a fare l'ultima curva, Benissimo. taglia il traguardo e va a vincere ad Holton Bravo Cri. Park. Bravissimo. Bravo Cri. Spanalata e effetto. Bravo Cri. Aspettiamo poi il Kuntra, seconda Eccolo. posizione. Poi Krinikov che senza quel drive through sicuramente si sarebbe giocato posizioni importanti, cioè è arrivato sul Importante. podio, però sicuramente avrebbe potuto giocarsi addirittura la vittoria. E difatti conclude comunque l'ultimo giro in 46-1 con un gran bel Sì, ritmo, con ma gran se si guarda il andamento. suo distacco, praticamente da inizio gara l'ha addirittura accorciato. Sicuramente. Poi arriva in questo momento, vediamo Evo, Quarto taglia il Evo, ma traguardo. virtualmente sesto. Sfanala Sam che Sampe, c'ha. tra l'altro, un giro in più e Marcolino avrebbe potuto approfittarne. Poi dietro c'è qualche doppiata, non so se Chris o Tuskett che tirano dritti. Ecco, Però Trueno comunque la arriva. gara, Adesso ricordiamo che durante la fase di raffreddamento che i ragazzi si scaricano sì, un attimo. vediamo poi Quindi. adesso i risultati finali a schermo. Perfetto. Beh, Abbiamo. direi una gara entusiasmante. E Molto bella, molto bella. vabbè, era davvero un piacere riproporvela perché era un peccato che rimanesse così vissuta solo dai protagonisti della gara. Esattamente, allora io direi Marcolino, classifica la mano, dai posizioni, distacchi, classifica finale. Allora, alla fine, come abbiamo visto, Cree ha vinto concludendo la gara in 46 minuti e 0,3 secondi, staccando di 7 secondi Kuntra. Krinikov guadagna un fantastico terzo posto, Sampa arriva quarto, distaccato di 7 decimi da Marcolino. Poi Evo, che purtroppo
ha concluso in quarta posizione, ma è arrivato sesto per colpa dei 7 secondi di penalità. Poi Dapp ha chiuso settimo, ottavo cioè un super Trueno Snake che ha concluso una gara fantastica. Complimenti a lui e ai ragazzi con cui ha battagliato. Seguito da Tasket, che ha chiuso alla fine in 46 e 12, ma con un giro in meno. E poi Chris che chiude il gruppo. Perfetto, allora da un primo rapidissimo conteggio, purtroppo per Trueno questo suo settimo posto non è sufficiente per laurearsi campione del BMW 1992 M3 questo campionato, e dovremo aspettare ancora l'ultima gara di campionato che sarà a Snetterton, altra pista bellissima inglese, anche questa old style, dove di fatto sono ancora in bilico entrambi i campionati, sia il campionato singolo che il campionato squadre. Quindi l'appuntamento per tutti è Snetterton. Speriamo di potervi proporre anche in questo caso una premiere con cui farvi vivere la conclusione di questo campionato. Permettetemi prima di concludere, a meno che i miei compagni di commento non abbiano qualcosa di particolare da dire, vorrei semplicemente sottolineare una cosa. Questo gruppo, questa è la prima volta che ci sentiamo e ci vediamo sui canali di FIT. Volevo semplicemente ricordare che questo gruppo di piloti, in autunno, da settembre a dicembre, si è confrontato con altri tre team nel primo campionato italiano Interforum, dove si è classificato primo. Quindi il gruppo di FIT con i 12 piloti più riserve che hanno corso queste 5 gare contro, ricordiamo, il GVA, Drive for Fun e l'R86, che sono altri tre gruppi importanti, tre forum importantissimi a livello nazionale, ci siamo confrontati su cinque bellissime sfide, cinque piste fantastiche, e il FIT è riuscito a laurearsi primo campione italiano Interforum. E questo non abbiamo mai avuto l'occasione di dirvelo così attraverso le nostre telecronache, ve lo diciamo stasera con una piccola punta d'orgoglio. Quindi l'auspicio è che poterci risentire sicuramente per Snetterton, dove tirare le fila e festeggiare i campioni delle due classifiche. Lascio le parole ai miei compagni di commento se vogliono dire qualcosa. Ma direi semplicemente di fare due saluti a tutti gli spettatori, sperando di rivederci a Snetterton, dai. Sì, un saluto anche a tutta la comunità di FIT, sempre attiva sui simulatori per PS4, e un ringraziamento anche ad Andre e Mark che ci hanno permesso insomma, di farvi vedere tutta questa bellissima gara che si è appena conclusa. A presto, ragazzi, alla prossima! Perfetto, esattamente. Grazie a voi per aver commentato a tre voci. Ci scusiamo se alle volte c'è stato qualche inghippo tecnico, però lo facciamo con tanta passione, con tanto cuore, con tanta voglia di condivisione, come deve essere sempre in questi frangenti su questo sito. Quindi grazie a chi amministra questo sito. Ricordo che sta partendo anche un nuovo campionato su FIT, che è su GT, quindi FIT non si ferma mai, è sempre in linea per darvi il massimo, per fare il meglio per chi ama chi ha questa passione della guida virtuale. Grazie a tutti, buona sera e alla prossima. Ciao a Ciao a tutti. tutti!